e il 28 giugno del 1958. Io alla sera saluto a tutti gli zii e parenti e i miei amici. Alla mattina alle ore 4 prendo l'autobus per andare a Catania. Mamma, papà, le mie sorelle con i miei fratelli e cognati mi accompagnano alla fermata dell'autobus. Io ho due fagotti in mano, ho dei panini in uno e nell'altro un regalo per i zii che mamma ce lo mandò per affetto di sorella. I miei cognati mi regalano lire 3.000, ho in tutto lire 23.000 in tutto. Per il viaggio Butera-Catania costa lire 2.000, io abbraccio a tutti e salisco sull'autobus. Arrivo a Catania, sono pentito di avere partito, ho lasciato i miei genitori piangendo. Arrivo che sono le ore 8 di mattina, il treno che sarebbe la freccia del sole parte alle ore 9. Non c'è tanto tempo da perdere di fare la decisione di partire oppure da ritornare a casa. Però ritornare a casa è una vergogna per me. Decido di perseguire la mia avventura. Compro il biglietto. Catania, Genova, lire 17.000. Mi sono rimaste solo lire 4.000 per tutto il viaggio. Fortuna che i miei cognati mi hanno regalato lire 3.000, altrimenti non avrei avuto una lira in tasca. Salisco sul treno che è stato formato a Siracusa. Tutti gli scompartimenti sono pieni. Rimango all'impiedi. Spero di non farmi tutto il viaggio all'impiedi. Il treno parte per il nord Italia. Per me è la prima volta che vedo il treno passeggero, le motrici del treno elettriche, le carrozze del treno, mi sembra qualche cosa estranea. Da me stesso dico, io sono assai indietro della mia vita, vedo cose che non ho mai visto, il treno percorre in una grande velocità. Io guardo nel finestrino e vedo le coltivazioni di agrumi, alberi di frutta, i contadini che lavorano. A Taormina vedo le persone che si fanno il bagno. Incomincio a vedere cose che non ho sognato mai. Si arriva a Messina, nel finestrino vedo la nave traghetto che il treno entra la nave. Queste cose le guardo con gioia e me ne sto zitto di gioia. Il traghetto parte. Quasi tutti i passeggeri del treno saliscono sopra, io li seguo. La prima cosa che faccio, mi scrivo il numero della scala. Come salisco, vedo la sala con il ristorante, è assai affollato. Guardo cosa vendono nel bar, c'è il ben di Dio. Guardo i prezzi, sono troppo cari per comprare da mangiare. Ci sono le bevande esposte, non so i prezzi, non compro niente. Esco fuori per guardare cosa c'è che si vede. La prima cosa che vedo, la statua della Madonna che è abbastanza alta, mi faccio il segno della croce, però mi sono dimenticato di chiedere la grazia di aiutarmi della mia avventura che sto percorrendo. Vedo le navi che sono attaccate al porto, sono assai meravigliato di quanto ho visto e di quello che sto vedendo. Il traghetto arriva a Villa San Giovanni, io cerco il numero della scala e scendo, trovo la carrozza e trovo la mia valigia. Alcuni passeggeri scendono e io mi trovo il posto a sedermi. Mi sento stanco di stare all'impiedi, prendo un profondo respiro di aver trovato il posto. Il treno parte verso il nord Italia. Vedo le montagne della Calabria, di come sono alte. Io mi credevo che le montagne sono solo a Butera. Questa è la mia ingenuità della mia vita, passata in un piccolo paese di campagna. Il treno cammina, vedo i contadini che lavorano, che zappano. Anche le donne lavorano, che si vede chiaro di come lo vedo io. Tutti si sacrificano del lavoro, io questo non l'ho mai pensato prima. Lo vedo io adesso di com'è la vita sacrificata. Mi faccio una discursione da me stesso e dico in me, Antonio, fatti coraggio che troveremo la vita con difficoltà e per qualsiasi cosa dovrebbe succedere dovremo lottare. Il treno frischia e corre veloce. Io ho fame, mi vergogno di uscire fuori i panini che mamma li ha fatti col pane di casa. Arriviamo a Santa Eufemia La Mezza, saliscono due persone, uno tutto incappucciato e l'altro è un uomo corto di statura, vestito bene, dopo mezz'ora incomincia pure a parlare che fa pure ridere. Le domando perché quello è tutto incappucciato e non si vede il suo viso, mi risponde, lui deve riposarsi che è un pugile. E com'è il suo nome? Risponde, il suo nome è Burrone, credo che l'hai sentito nominare qualche volta il suo nome. Le rispondo, credo di sì, che l'ho sentito il suo nome. Parlando mi racconta che fra un mese ha un incontro per il campionato d'Italia, io non lo so che cos'è questo campionato d'Italia. Ci sono gli altri che sono interessati di lui e parlano dei suoi incontri che ha fatto nel suo passato. Arriviamo alla stazione di Roma Termine. Guardo nel finestrino,
e vedo davanti a me una bara di morto. Io rimango pieno di paura a vedere una bara da morto. Veramente non ho mai visto trasportare una bara da morto. Veramente so che le bare da morto sono locali, non per trasportarla nel treno. Mentre che guardiamo le dico, lei pensa che dentro questa bara c'è il morto? Lui, gentile, mi risponde, sì che c'è il defunto perché sono emigrati in Italia e anche all'estero. Loro vogliono essere seppelliti nel paese nativo. Mentre che guardo, ne vedo un'altra di bara da morto. La guardo e me ne sto zitto. Alle ore 6 di mattina il treno arriva a Genova Principe. Scendo dal treno e cammino alla direzione che tutti i passeggeri si avviano. Arrivo fuori dalla stazione, guardo in giro se vedo a zio Nuccio, non c'è nessuno. Aspetto fino alle ore 9 e non lo vedo. Vedo i telefoni pubblici, però io non ho mai telefonato, non so come adoperarlo. Appoggio la valigia vicino al telefono, guardo di come loro adoperano il telefono. Vedo che mettono la moneta rotonda. Dopo che un signore ha finito di telefonare, ci dico, scusa signore, dove posso comprare la moneta per il telefono? Risponde, i gettoni le puoi comprarli nel tabaccaio per dire 50 lire. Le rispondo, grazie tanto. Vado nel tabaccaio e compro un gettone, faccio il numero e rispondono. Sento la voce, però non capisco niente, mi chiudono il telefono. Vado a comprarmi un altro gettone. Mi rispondono e io, per essere sicuro, le dico, io sono Antonio Spirziola, mi trovo a Genova Principe. Si mette a parlare, non le capisco niente. Le dico, aspetta un minuto, chiamo un signore che passa, le dico, scusa, può parlare lei al telefono che non capisco quello che dicono. Lui mi fa un sorriso e mi dice che sì, rispondo io. Come rispondere, dice, parlo sotto nome di un giovane che ha difficoltà di parlare al telefono, lui si trova a Genova Principe, alla stazione ferroviaria. Mi chiede com'è il suo cognome. Rispondo Spirziola Antonio. Il suo nome è Spirziola Antonio. Cosa le devo dire a questo giovane? Come finisce di parlare mi dice, prende il taxi e presenta l'indirizzo che lui ti porta a tuo zio che aspetta a casa. Lo ringrazio di vero cuore di avermi aiutato. Metto la valigia in un angolo e vado a chiedere all'autista dal taxi. Mi avvicino e le dico, per andare a questo indirizzo quanto mi costa? Risponde, ti costerà lire 4.000 compreso il ritorno. Guardo in tasca, ho solo lire 4.000. Mi metto a pensare, io ho solo questi soldi, le do a lui e dopo non ho soldi. Fermo a un signore e le dico, scusa, per andare a questo indirizzo è lontano per andare a piedi? Risponde, a piedi è lontano, però puoi prendere il pullman che costa solo lire 50. Mi mostra col dito, lì puoi prendere il numero 3 che ti porta davanti la porta. Le dico tante grazie, prendo la valigia e vado alla fermata. Mentre che aspetto, passano due paesani, loro mi conoscono prima che io li riconosco a loro, mi chiamano, Antonio, che ci fai qua? Le rispondo, sono venuto a cercare lavoro, e dove vai adesso? Le dico, a casa di mio zio Nunzio. Loro mi dicono, andiamo che ti accompagniamo noi. Le chiedo, ma come andiamo? Lui risponde, a piedi. E dico, ma c'è il pullman che va fino davanti alla porta, il numero 3. Lui risponde, costa troppi soldi, andiamo a piedi. Prende le valigie e ci mettiamo a camminare. E incominciamo a salire delle scalinate.